Allora, tanto complimenti a Rimini. Sapevamo che avremmo trovato una squadra molto agguerrita, e quindi è stata una partita molto, molto, molto fisica, a tratti secondo me anche in maniera esageratamente fisica. Noi abbiamo fatto molta fatica a entrare dentro l'area. Complimenti per la difesa, però onestamente c'è stato qualcosa anche di troppo, secondo me, lasciato andare, e questo sicuramente ha sporcato il nostro modo di giocare. Siamo stati costretti a tirare tanto da 3 punti, cose che di solito non facciamo abitualmente, e non abbiamo trovato le percentuali che invece Rimini, che ha fatto poco meglio di noi, è riuscita a fare. E quindi alla fine la differenza si è registrata in queste due cose qua. Non bastano infatti le 19 palle perse che abbiamo provocato loro, dovevamo realizzare qualche cosa in più, e invece nei momenti che contava tanti tiri aperti li abbiamo sbagliati, e questo sicuramente ci ha reso la vita molto difficile, perché abbiamo giocato praticamente 35 minuti sotto nel punteggio. È chiaro che per vincere partite di questo livello, che è il nostro livello, soprattutto in trasferta, dobbiamo cominciare a essere molto felici come la squadra di casa questa sera, perché altrimenti diventa molto difficile pensare di vincere solo col tiro da fuori. Ci servirà da lezione sicuramente, ci aspetterà una squadra che sicuramente, come la Fortitudo, che farà tesoro di queste cose qua, quindi saremo sfidati un po' di più al tiro da fuori. Dobbiamo lavorare in settimana su queste cose qua e soprattutto ripartire dalla difesa, perché abbiamo bisogno di fare qualche contropiede in più per appunto aggirare quella che è la felicità della squadra avversaria. Allora, liberiamo il coach e lo ringraziamo. Grazie a voi.